Forse abbiamo esagerato un po'. Che vi prende? Come mai tutti zitti? Su, ragazzi! Ci siamo pure liberati dell'ultimo valzer! La porta sud sarà fuori servizio per un bel po'. Gida, mi dispiace. Ho combinato un bel guaio. Con la tecnologia di Lineblum la rimettono a posto in un momento. Cosa piace di dici? Il torno si fa mezzo rotto e la porta sud distrutta! E io mi sono persino compromesso con un bandito! Steiner? Comandi. Non volevo coinvolgerti, ma il tuo aiuto è stato determinante. Grazie. Principessa! Non mi merito tanta gratitudine! Sì! Ho deciso! Sarò la vostra ombra fin quando torneremo al castello! Daga, digli qualcosa o ti seguirà in capo al mondo! Grazie, Gidan. Ah, si vede l'entrata principale del castello! E quello è il castello di Lineblum! Ma è immenso! All'interno delle mura c'è anche un grande borgo. La Lineblum finirà il mio viaggio con Daga. Peccato! Proprio ora che stava nascendo qualcosa fra noi! Gidan! Mai mamma ti tornerà! Sono uguali a me! Signor Vivi, ma cosa dice? Non capisco cos'è che la preoccupa tanto! Ormai consumatum est! Li abbiamo sconfitti tutti! E poi, quelli sono solo dei pupazzi! E lei è il signor Vivi! Ben detto! Tu sei sempre tu, Vivi! Vieni sul ponte! Vieni a vedere il castello di Lineblum dall'alto! È stupendo! Svelto! Stiamo per arrivare alla porta del drago celeste! Questo castello è grandissimissimo, più di quello di Alexandria. Certo, Vivi. È il castello del grande regno di Lineblum. Perbacco! Hanno anche un idroscalo all'interno del castello! Persino il Red Rose di Sua Maestà potrebbe atterrarci! Daga, sei già stata qui, vero? Sì, da bambina. Ma non ci vengo da dopo la morte di mio padre. Ehi, fanno in fretta a darti il benvenuto qui, principessa. Guarda quel rottame di Cargos. È un modello vecchio di un secolo fa. I miei più umili saluti. Sono Garnet Teal Alexandros, principessa d'Alexandria. Vorrei incontrare il Granduca Cid. Una principessa? Con un idrovolante simile? Non esistono più i nobili di una volta.
Come vi permettete? Su, maestà, è addirittura fuggita dal castello per venire qui! Capisco. Non avete niente con voi che provi la sua identità? Sì, ecco. Il ciondolo? L'artiglio di drago? Sarà quello originale? Dai subito a chiamare il ciambellano Altania! Signorzi! Maestà, capisco che possa essere ripugnante stare qui con questi ignoranti, ma pazientate. Parla uno dei più colti del regno. Brutto impertinente! Cos'è questo baccano? Ciambellano, ci sono dei tipi sospetti che chiedono udienza col Granduca Cid! Hanno addirittura un artiglio di drago! Non c'è da fidarsi! Ci penso io! Rompete le righe! Sì, signore! Ciambellano Altania! Principessa Garnet, perdonate il trambusto! Prego, da questa parte! Il Granduca vi aspetta! Senti tu, non sai dov'è? Credo al porto principale. Ho capito, grazie. Accidenti, Zebolt non esce mai dal cantiere di idrovolanti. È innamorato pazzo del cargo ship. Sei un marinaio? Ehi, ma sei una donna! Salve ragazzo, te ne intendi di navi? Poco. Come mai un marinaio nel castello? Ho superato l'esame di pilota di prototipi di idrovolanti. Purtroppo però il prototipo numero 1 è sparito. E la realizzazione del numero 2 coincide in quelle condizioni, non credo andrà a gonfie vele. Non essere pessimista. Anche tu un giorno sfreccerai alta nel cielo in idrovolante. A proposito, come ti chiami? Grazie dell'incoraggiamento, mi sento meglio. Ok, ma come ti chiami? Io sono Jidan. Io sono Erin. Erin, che bel nome. Ti andiamo a prendere qualcosa da bere? Lavorerò sodo, signore. Sarà fiero di me e vedrà. Ma no... Questo ascensore collega i tre livelli del castello di Langlum. Al primo livello, sotto la nebbia, c'è una funivia che porta all'uscita posteriore e al porto. Dal primo livello si può accedere al castello anche senza idrovolante. Poiché ora c'è nebbia, tutte le uscite sono bloccate per questioni di sicurezza. Il secondo livello è dove siete arrivati voi col cargo ship. Dal secondo livello si va ai borghi del regno in Aircap. Al terzo livello c'è la sala del Granduca e la sala del Consiglio. Io e il Granduca siamo sempre su al terzo livello. Per accedere al nostro piano ci vuole il permesso. Senti, Daga, ma che tipo è il Granduca? Sono stato un sacco di tempo a Limebloom, ma quello non l'ho mai visto in giro. Il Granduca è un uomo eccezionale, ingegnoso. È un po' strano, ma affidabile. Era un buon amico di mio padre. Chissà se il Granduca Cid mi ascolterà. Dai, non preoccuparti. Al massimo lo costringo io con le maniere forti. Signori, siamo quasi arrivati al terzo livello. Granduca, la principessa Garnet di Alexandria è qui!
nave, Granduca! Ma dov'è? Il trono è vuoto. Uriburi! Uriburi! È passato di tempo! Uno scaramore! Granduca! Uriburi! Vaga, cos'hai? Non è mica la prima volta che vedi il Granduca, no? Ma quello è uno scaramuri! Sì, uno scaramuri gigantissimissimo! Per tutti i cavalieri della tavola rotonda! Che facezia è questa? La principessa rischia la vita per vedere il Granduca e voi vi fate beffa di noi? No, questo è troppo! Calmatevi ora! È lui il Granduca! Continuate a canzonarci! Aspetta, Steiner! Riconosco sei baffi! Sì, sono io, Buriburi! Sono Cid Fable, Buriburi! Sapevo che eravate voi col ciondolo di artiglio di drago! Mi dispiace che dopo tanto tempo vi dobbiate vedere in queste condizioni! Permettetemi di spiegarvi! 6 mesi fa, uno sconosciuto si infiltrò nel castello e aggredì il Granduca Cid nel sonno. Ci precipitammo a soccorrerlo, ma... ormai il Granduca era stato trasformato in scaramuri e la Granduchessa Hilda è sparita. Oh, cielo! Incredibile! Solo noi ci saremmo potuti infiltrare nel castello! Allora siete stati voi! No, non sono stati loro, Buri. Tu che ne sai? Che ci conosci? Ovviamente, Buri. È il minimo che un sovrano deve sapere. Granduca, sono venuta per chiedervi un favore. Ah sì, Buri? Ma parliamone domani. Oggi sarete pure stanchi. Domani sarò tutto orecchie. Va bene, allora domani. Prego, signori, da questa parte il pranzo è servito.